Salve ragazzi, ben ritrovati. Ovviamente, prima di poter iniziare a dire qualsiasi cosa che riguarda questo Pocophone F2 Pro, dobbiamo per forza ringraziare Nicola e tutto lo staff di mastman.net per averci inviato il terminale. Senza di loro questo video, ma come anche l'unboxing, non sarebbe stato sicuramente possibile. Quindi, ora che abbiamo appunto fatto i dovuti ringraziamenti, possiamo sicuramente passare alla recensione completa. Partiamo come da prassi dalla confezione di vendita, che è costituita da una scatola in cartone bicolore, nera all'esterno e gialla all'interno, con le varie scritte in colorazione gold. Al suo interno, oltre allo smartphone, troviamo cavo Type-C, più caricatore rapido da ben 5 volte 3 A, compresa europea, spilletta per rimozione SIM e cover trasparente in TPU. Il device riprende in toto, come da prassi ormai consolidata, quanto visto in Cina su Redmi K30 Pro. Sostanzialmente, questo è il medesimo device, con nome differente e versione global. Fortunatamente, questo implica l'assenza di qualsiasi foro o notch di sorta. Torna quindi la fotocamera pop-up. La variante in nostro possesso è realizzata in una freschissima e decisamente estiva colorazione, un verde marino, un azzurro. Il device è presente però anche in altre varianti cromatiche. Anche il frame laterale segue il colore principale, mentre il modulo quad camera è situato nella parte alta della back cover, incastonato all'interno di una sorta di oblò, sistema già visto su OnePlus 7T e leggermente sporgente. Il telefono è costituito da vetro nella parte posteriore, mentre troviamo l'alluminio sul frame laterale. La costruzione è ottima e non sono presenti imperfezioni. Il device, vista soprattutto la generosa diagonale del display da ben 6,67 pollici e le sue dimensioni di 163,3 x 75,4 per 8,95 mm, risulta abbastanza difficile da utilizzare ad una sola mano. Il peso, nonostante i suoi 219 grammi, risulta invece decisamente ben bilanciato, tanto da farlo sembrare quasi più leggero. Il pannello è un ottimo Super AMOLED da 6,67 pollici di diagonale, in risoluzione Full HD+, da refresh rate nel classico 60 Hz. Noi personalmente non siamo dei fanatici del refresh, ma questa mancanza di 90 Hz sappiamo che ha fatto storcere il naso a molti. Nel complesso però va sottolineato di come si tratti di un pannello decisamente luminoso e dai colori tarati in maniera ottimale e naturale. Il sensore per la regolazione automatica della luminosità, invece, come da prassi Xiaomi, risulta spesso pigro e poco reattivo. Sì? Pronto? Xiaomi? Ci svegliamo o cosa? La capsula auricolare, invece, viene integrata nella seppur minima cornice superiore. Il dispositivo è mosso dal nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 865G, assistito da 6 GB di RAM, LPDDR4, un Adreno 650 e 128 GB di memoria. UFS 3.1 non espandibile. È presente però anche una variante 8256 con memoria ROM di tipo LPDDR5. Stranamente, durante l'uso quotidiano il telefono ha presentato alcune volte qualche piccolo lag, ma spiegheremo più avanti il motivo. La navigazione web comunque è ottima. Massima è anche la fluidità del gaming, grazie alla potentissima GPU. Il punteggio AnTuTu sfiora i 571.000 punti. Il prodotto presenta un lettore per le impronte digitali sotto al display, sempre preciso e reattivo. Sblocca 8 volte e mezzo su 10. Presente anche lo sblocco tramite volto in tecnologia 2D, che non è sicurissimo e neanche velocissimo, in quanto bisogna attendere ovviamente i tempi tecnici di uscita della camera, però nel complesso è abbastanza preciso. Pocophone F2 Pro è dotato di un sistema a quadrupla fotocamera. Nello specifico i sensori sono rispettivamente 64, più 13 l'ultra grandangolare, più 5 le macro, più 2 megapixel sensori per la profondità di campo. Sul senso degli ultimi due sensori, ovviamente stendiamo un bello pietoso. Il sensore principale è un 64 megapixel con apertura 1.9 non stabilizzato. Abbiamo immagini buone, a tratti molto buone, con illuminazione soprattutto naturale, ottima. Mentre si scende di livello quando la luce non è ottimale, in particolare negli ambienti chiusi.
Le immagini nel complesso appaiono un po' piatte, poco plastiche, mai troppo definite, ma sono comunque decisamente scatti buoni per un dispositivo di questa categoria di prezzo. Con poca luce le immagini sono sufficienti solo con la modalità notturna, che purtroppo non si può utilizzare in modalità grandangolare. Dignitosa la fotocamera macro da 5 megapixel con apertura 2.2, che realizza scatti interessanti. Sostanzialmente inutile il sensore da 2 megapixel con apertura 2.4 per gli scatti bokeh. In linea con il livello generale del prodotto, anche i risultati che si ottengono utilizzando la fotocamera frontale da 20 megapixel con apertura 2.2. Buona la resa nei video, che possono essere registrati al massimo in 4K a 60 fps. Si possono poi registrare, utilizzando l'apposita funzione, anche dei video 8K oppure in Full HD in modalità super stabilizzata. In complesso i risultati sono buoni, ma la stabilizzazione soffre di più a 60 fps, soprattutto in 4K. La modalità super stabilizzata è consigliata solo per i video particolarmente mossi, mentre è meglio usare il classico 4K o Full HD a 30 fps per tutto il resto, per i soliti video che si possono realizzare con un cellulare. La batteria è un'ottima unità da ben 4700 mAh. Arriverete sempre a sera anche in condizioni di uso super stress come il nostro. Con uso medio del dispositivo si possono coprire agevolmente le due giornate di utilizzo. Presente in ogni caso la ricarica rapida a 30 W. Vi basterà quindi poco più di un'ora per poter ricaricare completamente il terminale. È assente invece la ricarica wireless. La ricezione però è decisamente buona sia in esterno che in interno. I nostri test sono stati effettuati con operatore Chiena e non abbiamo mai riscontrato problematiche. Di Chiena Mobile. Ti informiamo che questa chiamata è gratuita se chiami da linea Chiena Mobile o da rete fissa. L'audio in chiamata è buono, pulito e raggiunge un buon volume. Ottima anche la connettività, visto che il prodotto implementa un Wi-Fi 6 dual band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS dual e anche mettitore ad infrarossi. Finalmente abbiamo un comparto audio decente. Pocophone S2 Pro, nonostante abbia un audio di tipo mono, gode del sistema Aires Audio e la qualità generale risulta valida dal volume abbastanza alto. Presente fortunatamente l'ingresso mini jack per le cuffie. Come da tradizione Pocophone, a muovere il tutto troviamo una variante da notissimo MIUI in versione 11.0. Attualmente il prodotto arriverà con MIUI Global 11.0.6, stabile su base Android 10 e patch di sicurezza di aprile 2020. Va segnalata però una piccola criticità. Il prodotto vi arriverà con una miriade di applicazioni e giochi preinstallati e con delle fastidiose pubblicità che ogni tanto salteranno fuori. Da qui quindi i piccoli lag di cui parlavo prima, ma segnaliamo come fortunatamente la quasi totalità di questi possa essere disinstallato facilmente. Tornando alla MIUI, ricordiamo sempre come ormai questa interfaccia Android risulti decisamente bilanciata, ben ottimizzata, molto più curata a livello grafico grazie anche alla nuova introduzione della Dark Mode. Sulla variante sviluppata per Pocophone sappiamo che lato personalizzazione si raggiungono livelli massimi, si possono modificare e installare pacchetti, icone e raggruppare le app nel drawer secondo diverse categorie e caratteristiche. Molto ben implementato come sempre il sistema delle gesture di navigazione, intuitive e precise. Come fortunatamente spesso accade, nei prodotti Pocophone, a rendere sempre molto interessanti i prodotti, è proprio l'elevato rapporto qualità-prezzo. Ma veniamo quindi alle conclusioni. Pocophone F2 Pro, soprattutto nella variante da noi presa al momento, ha un prezzo di mercato in Italia che si aggira intorno ai 500€, che potremmo definire in linea con le caratteristiche. Va però segnalato che soprattutto import lo si può già trovare attorno ai 400€, prezzo che lo rende decisamente più interessante. E vi invito difatti a visitare i nostri canali che trovate in descrizione per poter ovviamente usufruire delle eventuali offerte. Bene, tiriamo ora le conclusioni. Nello specifico, Pocophone F2 Pro annovera tra i suoi maggiori pregi l'autonomia, meravigliosa, la fotocamera, ottima, soprattutto relazionandola alla fascia di prezzo in cui questo prodotto si piazza, il super processore e ovviamente, almeno a mio avviso, l'assenza di notch, gotch, fori o qualsiasi altra forma ambigua di
inserire sullo display la fotocamera, perché per l'appunto, come abbiamo visto, è dotato di pop-up camera. Le piccole pecche, piccole imperfezioni già citate precedentemente sono sicuramente sul lato ROM, ma da qualche parte si doveva pur risparmiare. L'assenza di audio stereo, l'assenza di audio stereo e la memoria non espandibile. Quindi, io credo che per la recensione di Pocophone F2 Pro ci siamo detti tutto. Se qualcuno ha qualcos'altro da chiedere, qualche altro dubbio, qualcosa da dire al riguardo, può ovviamente farlo con un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like di sostegno e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. In descrizione, come al solito, tutti i nostri canali Telegram. E niente, per questo video è tutto. Noi ci vediamo al prossimo.